Domenica 16 giugno 2019, Bosco di Bitonto, la seconda edizione del B-Trail sta cominciando, andiamo! Seconda edizione del B-Trail, organizzata anche quest'anno come al solito dalla società Bitonto Sportiva. Abbiamo qui il presidente. Allora, presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ci parli di questa seconda edizione. È la seconda edizione, è nata grazie all'ottima esperienza dell'anno scorso. È stata una prova così per gioco. Siccome l'abbiamo organizzata abbastanza bene, sono stati molto soddisfatti altre società. E ce l'hanno proposto per quest'anno. Noi volenterosi ci siamo impegnati affinché questa seconda manifestazione, non so, venisse ancora meglio. Perché infatti gli atleti non sono soltanto locali, cioè zona di Bitonto, ma sono da fuori anche. C'è gente che è venuta anche da fuori regione, oltre dalla Puglia, dalla Campania, dalla Basilicata. Siamo veramente soddisfatti, non ce l'aspettavamo. L'anno scorso sono arrivati 147 iscrizioni, quest'anno il doppio, non ci crede, il doppio. Per cui un ottimo successo. Un ottimo successo, ci credono in noi, ci credono. Vuol dire che lavorate bene. Allora, presidente, parliamo un po' di questo percorso, sono 17 chilometri con un dislivello di 500 metri. È un percorso, non dico molto impegnativo, ma quasi. Diciamo, bisogna adossare le forze perché chi non lo conosce il percorso si potrebbe trovare in difficoltà verso la fine. E quindi ho consigliato alla partenza di ridurre leggermente l'andatura per evitare di arrivare agli ultimi chilometri senza benzina. Che tipo di allenamento bisogna fare per affrontare questo percorso? Gli allenamenti devono essere innanzitutto non su strada, sempre su sterrato, un po' di alti e bassi. Deve essere misto, pietre, deve essere misto. D'altronde questo tipo di percorso rinforza anche le caviglie. Ogni tanto bisogna fare. E poi correre in mezzo agli alberi, alla natura, non fa male. Io non ci credevo, io corro sempre su strada, però da 2 anni ho conosciuto questo tipo di percorso e mi sto appassionando. Occhio alla prima donna, arriva. Eccola qui, applauso, la 359 è la prima classificata, Vittoria Elicio. Bravissima Vittoria. Allora Vittoria. Percorso molto bello ma molto soleggiato, però è faticoso, è stato molto faticoso.
niente da dire. Senti, sicuramente sei contenta del tuo primo posto. Sì, contenta della mia posizione, però voglio dire, i trail sono sempre belli. Cioè, senti, qual è stato il momento più difficile? La prima parte sotto al sole. La prima parte soleggiata e ci ha proprio ammazzati, però per il resto nel bosco abbiamo un po' recuperato e insomma, carino. Abbiamo sentito un po' di atleti, hanno detto che quest'anno il percorso è stato più duro rispetto a quello dello scorso anno. Che cosa hai combinato? Beh, in effetti l'abbiamo disegnato proprio perché volevamo dare ancora più adrenalina. E quindi abbiamo cercato di inserire dei single track che l'anno scorso non c'erano. Quindi dei punti un po' più spettacolari. E a tal punto, diciamo, avevamo come obiettivo un dislivello di 500 metri. Mentre l'anno scorso ci eravamo fermati circa sui 400 metri, quindi chiaramente il chilometraggio più o meno era lo stesso e il dislivello è aumentato di 100 metri, e quindi questo chiaramente è ancora più impegnativo perché evidentemente ci sono più salite e più discese. Quindi, quindi quest'anno sei stato più cattivo? Più cattivo rispetto all'anno scorso, e poi l'anno prossimo vedremo. Per quest'anno va benissimo così, anche perché vedo che i feedback sono positivi. Allora, sicuramente è un bellissimo percorso perché insomma c'è da un po' da fare sali e scendi, sempre cambi di ritmo. Ovviamente il caldo ha fatto un po' la sua parte, però lo sapevamo, quindi siamo partiti abbastanza preparati, sì. E poi niente, vorrei dire a Vittoria Elicio, che è arrivata prima. Vittoria, quando pensi di andare in pensione? Non ne vuole sapere. No, Vittoria, là in fondo, non ne vuole sapere, sta mangiando un pezzettino di focaccia. Più che altro per lasciare spazio ai giovani, capito? Per cui vuol dire, l'anno prossimo ci sei? No, vabbè, cercheremo di non farla venire. La seconda edizione del B-Trail sta chiudendo i battenti, allora è arrivato il momento di chiudere il cerchio. Sì, è arrivato proprio il momento di chiuderlo il cerchio, anche perché noi come associazione sportiva siamo stati veramente molto contenti perché abbiamo avuto degli apprezzamenti da tutti gli atleti che hanno apprezzato molto sia il percorso sia il ristoro finale, anche diciamo il pacco gara che è stato consegnato a tutti gli iscritti. Quindi il nostro vero piacere è avere il riscontro immediato da parte dei partecipanti, a cui va il nostro veramente ringraziamento di cuore, così come lo stesso ringraziamento va a tutti gli enti con cui abbiamo interfacciato in questo periodo, a cominciare dalla Regione Puglia e per poi proseguire con il Parco Nazionale Altamurgia, con il Comune di Bitonto, con la stessa Polizia Municipale, nonché con tutte le associazioni che sono intervenute nell'evento, nonché la Croce Sanitaria Italiana, la Misericordia di Bitonto, che ci hanno dato una mano soprattutto diciamo, sotto l'aspetto sanitario, e tutti quanti i nostri collaboratori che ci hanno garantito il percorso dal primo all'ultimo metro. E un ringraziamento a tutti quanti sono intervenuti. Radio 00 come media partner. È assolutamente Radio 00 come media partner, è assolutamente sì, vero. Grazie Nicola, grazie a voi tutti, grazie a tutti quanti. Lascio la parola a Filomeno, il nostro presidente. Due parole proprio al volo. Due parole, i ringraziamenti li ha fatti tutti l'amico mio vicepresidente Enzo. Lui mi ha dato una grossa mano. Un grazie anche a tutto lo staff, perché grazie a loro si possono organizzare queste manifestazioni. Che altro? Io l'appuntamento sarà per l'anno prossimo, da decidere il periodo, perché non credo a giugno perché fa troppo caldo. Probabilmente sarà in primavera. Voglio chiudere dicendo soltanto la Bitonto Sportiva. Sempre più avanti, sempre più in alto. Questo programma è stato offerto da